Mi ha dato che mi sono riempito la pancia di bistecche e quant'altro, perché in tempo di guerra era polenta e poi ancora polenta, era polenta a colazione, a pranzo e a cena e a merenda. Per me là è patria, è la mia patria, a vita. Mi ha dato tanto e mi ha tolto l'affetto dei momenti, l'affetto della mamma e il papà che non c'era lì al momento, ecco. Però mi ha fatto uomo, però. Per noi la Svizzera è stata una fortuna, è una fortuna. Insomma, qualcosa abbiamo tirato assieme lo stesso, ecco. Adesso bisognerebbe tirare indietro almeno 20 anni adesso. Avevo quasi 20 anni, pesavo 50 kg, perciò non ero proprio stato in campo di concentramento, ma quasi. Io avevo pochissimi mesi quando mio papà è partito per la Nigeria. Avrò avuto 6 mesi, 7 mesi. Appena mio papà ha avuto la sicurezza di quel lavoro e probabilmente ha avuto i primi stipendi, è riuscito anche a avere un alloggio minimo, insomma, una casetta da poter ospitare la famiglia, l'abbiamo raggiunto e io lì avevo circa 2 anni. Le motivazioni della partenza erano i gay, ne avevamo neanche uno qua, c'era neanche il lavoro qua, c'era niente qua, quei paesi qua allora. Prima roba noi avevamo dietro e anche tanta roba neanche per cambiarsi tutto assieme, perché ecco. Avevi pantaloni o due, sì e no, una giacca sgangherata, rivoltata, che era la giacca di mio nonno, no? Che purtroppo era già stata rivoltata una volta, puoi immaginare come ero vestito. Te la sistemi in un attimo. Fa niente, mamma, devo andare, non c'è tempo. Questa era di mio nonno. Buona fortuna. Là, con la paga di un mese, qui in Italia lavoravano 4 mesi. Qui lo zucchero si pagava 220 lire, là lo pagavano 90 lire, tanto per portare un esempio. Ero meccanico di moto e biciclette. Pigliavo 5.000 lire alla settimana. Ecco, e quindi erano 20.000 lire al mese, lì era proprio niente. Ecco. Là era tutta un'altra paga, appunto, nonostante che era principiante, però quello che mi diceva di fare l'ho assolto sempre al 100%, via. Primi tempi che ero lì a Zurigo si faceva il manovale, l'impresa si portava sulla malta e faceva sulle butume, quelle robe lì. Dopo abbiamo cominciato pian piano a rubare il mestiere anche noi, insomma, un po' a revocare così. Dopo si andava bene, ecco, per dire, ti rispettavano anche di più, perché tante volte là bisognava stare attenti perché ti rispettavano mica neanche tanto, insomma, c'era là, ecco, manco il fatto di girare un po' le scatole, era il figlio del padrone, era un giovincello lì che era più giovane di noi, di me e degli altri, ma era cattivo era, mi diceva, se volete mangiare dovete stare qua, altrimenti non mangiate più, si faceva silenzio perché si aveva bisogno di star là.
partivo alle 9 la sera, perché facevo sempre il turno di notte in miniera, e ritornavo alle 9 la mattina, ancora tutto sporco di carbone. E la polvere se ne mangiava a bizzeffe. C'erano 40 gradi fuori, 40-45, e dentro, quando si facevano le regge, c'erano anche 200 gradi. È già stato? Potare? Dai, Dom, andiamo a mangiare la gota. Sì, Dom. Dai, né? Così ci beccano e ci rispediscono in Italia. Ancora morso? No, no. Dai. Diego fam. Sì, dai, teniamola per dopo. Quando abbiamo imparato un po' il mestiere, ci hanno buttato nella taglia 5. La taglia 5 era alta 90 cm o 70 cm, i porti più bassi, praticamente lì bisognava lavorare per quasi. E quella sì che era un disastro, pieno di topi. Occhio, che crolla tutto! C'è un topo, prendi il piccone! Adesso copre! Chi ha costruito per le colonie britanniche in Africa, chi ha costruito strade, chi ha costruito ponti, chi ha costruito scuole, università, sono le ditte di costruzione italiane, per maggior parte o piemontesi o bergamasche. E quindi c'era il lavoro là, però c'era da ricordarsi sempre che eravamo in colonia britannica e i funzionari britannici, cioè tutti quelli che c'erano negli uffici, nei posti di dirigenza, che ti davano i permessi di lavoro, per ogni stupidaggine burocratica dipendevi da loro e ci godevano un mondo a umiliare, e sottolineo umiliare, gli italiani, perché noi eravamo quelli che avevamo perso la guerra e gli inglesi erano quelli che l'avevano vinta, ed era un loro bruttissimo modo anche verso la gente nigeriana, verso le persone locali, questo gusto di far vedere la loro superiorità e di avere il potere di umiliare. C'era questo funzionario britannico, chino su di me, col casco coloniale, così che mi guardava, mi faceva un sorriso a 32 denti, però c'aveva qualcosa negli occhi, un qualcosa che brillava così. Tirava fuori dai pantaloni a mezza gamba cacchi, tirava fuori a banana e mi diceva: Marilana, do you eat banana? E io no, no thanks, no, no thanks. Mio papà poverino, che dipendeva da quel signore lì per la ratifica dei permessi di mettersi in proprio, di cominciare a fare attività. Ma su, Marilena, dai, fai l'educata, di grazia al signore. E io mettevo le mani dietro, no thanks, no thanks, thank you very much, no thanks. Forse si è capito, mi dava della scimmietta. Ma non gliel'ho data io la soddisfazione. Era un po' grama, nel senso che
per causa ancora della guerra, che eravamo alleati dei tedeschi. Perché io ho conosciuto tanti australiani che hanno avuto dei parenti o anche dei fratelli che sono morti lì allo sbarco di Anzio Nettuno. Poi mi dicevano che Mussolini era stato un grand'uomo, perché è quello che ha fatto la pensione, è quello che ha fatto la mutua per tutti, eccetera, eccetera. Ha sbagliato a mettersi quei tedeschi. Forse mi dicevano così per vedere come la pensavo, se ero dell'altra parte o da questa parte. Lì bisognava stare attenti nel rispondere o meno, insomma, ecco. Il mio datore di lavoro mi pigliava la domenica quando andava a spasso loro, mi caricavano in macchina, sia con loro. Ho visitato un bel po' di Svizzera, diciamo, ecco. Siamo andati su una montagna, da su siamo andati su Ski Lift, va bene. Però quando dopo lassù, loro sono partiti, sono venuti giù da soli, ma la pista era, e anch'io ho cercato di seguirli, però non ero capace di andare con gli sci. Allora ho cominciato, andato un pezzo, mi vedevo che una pianta mi veniva addosso, e allora mi sono buttato per terra di qui. Dopo ho provato di nuovo, allora ho preso gli sci, li ho messi sulle spalle, poi sono andato giù a piedi, fino giù in fondo, e ridevano tutti poi quando sono arrivati giù. Però loro non sapevano che se io mi facevo male non c'era mica mia mamma che mi guardava. Abitavo in casa con loro poi, perché ero nella stessa casa e mangiavo con loro. E loro mettevano lo zucchero sulla massa asciutta. E beh, io no, di sicuro lo mettevo, ecco. Però mi faceva la massa asciutta con su, di pomodoro, via. E quindi io sono stato trattato sempre bene, sia che dalla moglie, che dal padrone, che dalla figlia, che potevo anche sposarla se volevo, ma non mi andava bene. Pensavano che io l'avrei sposata, però non si filava via, ecco. E di conseguenza lei si è sposata con un altro e io mi sono sposato con la mia Caterina. Piero, è ora di mangiare. Non si disturbi, finisco qui e mangio qualcosa più tardi. Di là il tavolo è apparecchiato, per quattro. Tu mangi con noi, non si discute. Piero, accomodati. Il tuo posto è quello lì, vicino a Tina. Italiano in onore del nostro ospite. Faccio io? Piero, a che punto è la lambretta per il signor Brunner? Finita, pare che nuova. Che ne dici di provarla oggi? Magari porti Tina a fare un giro. Magari gli do una riguardata. Forse c'è qualche ritocchino da fare. Si può fare domani. Ci sono le altre. Mi sa che ora di tornare al lavoro. D'accordo. Grazie mille per il pranzo. Ti facevano sentire sicuro straniero, ma tanto ti facevano sentire la brutta parola che era, ti dicevano cincali. Il cincali era proprio cincali, era una parola come un animale che ti dicevano. La gente che lavorava lì, che erano un po' anziani, ti rispettavano, capivano. Ma c'era quei giovincelli lì, erano un po' insomma, ti vedevano malvolentieri e allora bisognava difendersi per forza, perché no, ti dicevano anche delle parole mica tanto belle e dopo poto. In Belgio, per esempio, no, avevo degli amici, no, però non mi hanno mai invitato in casa. Loro ti salutavano tutto il giorno, ti davano, li incontravi 10 volte al giorno, ti davano la mano, però a casa tua.
Oh, salve Peppino, che sorpresa. Ciao Gian, ecco per te un regalo dall'Italia. Oh, grazie. Wow, che bella. È pure del mio colore preferito. Ci vediamo presto. Noi italiani eravamo molto ben visti dalla gente nigeriana, diciamo c'era questa solidarietà, vedevano che noi non piacevamo agli inglesi e quindi istintivamente di riflesso allora piacete a noi, ecco, ed era reciproca la cosa. La cosa bella dei bambini, che poi i bambini sono uguali tutti, e io le giocate che ho fatto con i miei amichetti, le mie amichette. Ah, voilà. Three, four, five, six, seven, eight. Io portavo a loro assaggiare le cose mie che cucinava la mamma e loro mi portavano le loro. I miei genitori non l'hanno mai saputo, però io ho assaggiato con grande gusto le termiti fritte nell'olio di palma, le cavallette belle croccanti, ma che buone. Il mio nome era Bature, senza pelle. Io ero, il mio nome, senza pelle, e venivano lì a toccarmi e fregarmi, ma come, ma non è possibile. Natura, natura. Ho dovuto adattarmi un po' anche al loro tipo di vita, anche un po' nel mangiare, anche un po' dappertutto, insomma. Ci siamo adeguati, insomma, bisognava adeguarsi. Non è che il trattamento era... capivano che eravamo italiani e non ci trattavano mica tanto bene. Che sto facendo? Ah, dimmi il mio. Buonasera, cosa prendete? Bistecca e insalata per tutti. Va bene. Per me no pomodori. Eravamo su una baracca, mica una casa, una baracca così. Dopo eravamo su tre o quattro bergamaschi qua, si faceva da mangiare per conto nostro, insomma si arrangiava. Si puliva mica tanto, una volta mi toccava a noi. Magari il sabato, insomma, puliva, si scopava fuori più tanto. Però noi eravamo anche sempre contenti e lei, come le dico, forse la gioventù tira la forza. Dai su, Mario, alzati. Oh mia olia. Dai che è tu sporca. Sacramento che pare. Che vale in età. Poi c'è questa po'. Thank you.
finalmente anche finito. Anche faccio proprio un bel lavoro. Allora preparo un pranzo. Sì, bravo, c'è sta sporca motet. Per me è stato un trauma immenso inserirmi in terza elementare, in classe, non perché fosse mia mamma mi aveva dato una preparazione super, io ero già a livelli di quinta, ma io in mezzo con gli altri bambini, con questo nuovo modo di fare, cosa ho sofferto? Ragazzi, oggi parleremo di Giacomo Leopardi. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi, e profondissima quiete nel pensiero mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quale infinito silenzio a questa voce vo comprando. E mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, con la presente viva e il suono di lei. Così tra questa immensità si annega il pensier mio e il naufragar me dolce in questo mare. Ma il ritorno in Italia ci sono tornato volentieri, ma anche malvolentieri, perché la mi trovavo bene, sia come lavoro che come vita. E sono arrivato qui un po' malandato per via della malaria, no? E poi non ci sono più neanche tornato. La mia idea era quella di tornare a casa mia. È un'esperienza, è bella tutto, però l'Italia è qui a casa con i vostri è sempre meglio, perché la differenza... Sei sempre uno straniero. Ma io non lo consiglierei neanche di andare all'estero un giovane oggi, perché oggi qua c'è tanto lavoro, insomma, però poi i giovani oggi studiano fino a 20 anni, non so io, e qualcosa imparano, no? Invece no, io ho fatto la quarta elementare e dopo sono partito, mi hanno infilato, E è stato un po' dura, no? Sia io che mia figlia eravamo in fin di vita per una malaria cronica, che rimanendo là, pur curandola, si ricaricava continuamente. Io pesavo 45 kg e stavo morendo, ero spacciata. E ho dovuto rientrare, anche mia figlia aveva conseguenze abbastanza pesanti e preoccupanti. Io là non posso stare. E quelle sono state delle scelte della vita. Io non sono schiattata, anzi sono leggermente un po' oversize, come, ma va bene così. La pelle l'ho salvata, mi trovo benissimo tornata nelle nostre valli e la vita continua.